Luigi D'Andrea, medaglia d'oro al valor civile caduto nell'adempimento del dovere. Luigi D'Andrea, ucciso da un signore che è in libertà, si chiamava Lanzasca. Luigi D'Andrea con un collega sta percorrendo l'autostrada quando nei pressi dello svincolo per Dalmine i due notano una macchina che procede zigzagando pericolosamente e a fari spenti. Riescono a bloccarla appena imboccato lo svincolo. Pistole alla mano, intimano agli occupanti di scendere con le mani in vista. Nessuno saprà mai cosa si sono detti i due colleghi, quali frasi si sono scambiati i due colleghi con le bestie che avevano di fronte. Improvvisamente la calibro 9 di Vallanzasca vomita l'intero caricatore addosso ai militari. Rispondono a fuoco i nostri eroi. Ne ammazzano uno che viene abbandonato in mezzo alla strada dagli altri, addirittura lasciano anche i loro amici, questi delinquenti, sulla strada. Nessuna pietà neanche fra loro. Ogni anno la vedova del brigadiere D'Andrea, nell'anniversario della sua morte, mette a disposizione di tutte le foto delle scene del crimine. Sono foto crude, impressionanti. Due angeli riversi a terra, uno accanto all'altro, quasi stretti in un abbraccio fraterno. Il berretto d'ordinanza di uno dei due scagliato sul ciglio della strada, l'aquila dorata spezzata da un colpo di pistola. A Luigi D'Andrea sono state intitolate varie caserme di polizia stradale, vie e piazze. Così ha fatto anche l'amministrazione di San Nicola la Strada per onorare un suo eroe che ha trasmesso questi grandi valori al di fuori del nostro comune.